So che è difficile. Quello che hai passato è orrendo. Ma se non ti apri con me, non potrò aiutarti. Miss Walker. Miss Walker. Fetch! Per favore, dimmi cos'è successo. Va bene. Quando hanno scoperto i poteri, i miei genitori mi hanno scaricata. Io ero sconvolta. Mio fratello Brent, invece, non ha mai smesso di proteggermi. Mi ha preso per mano e siamo fuggiti. Abbiamo vissuto per qualche anno in strada, restando nascosti, spostandoci continuamente. Abbiamo fatto cose orribili per tirare su qualche soldo. Ma all'ultimo colpo, prima di lasciare Seattle, quello è stato il peggiore di tutti. Coraggio, piccola. Un ultimo colpo. È tutto pronto, partiamo. No, è un affare grosso. Quanto? Abbastanza per un affitto. Ah, sì? Sì. E abbastanza per un micio burmese. Colpo basso. È il nostro nuovo inizio. Ne abbiamo bisogno. Merda, giù, giù! Cosa? Sbirri! Tu nasconditi. Ti distraggo. Aspetta. Questo colpo e ce ne andiamo, giusto? E nessuno ci troverà. Sì, appena... No, no, non usare i poteri. Non ucciderò nessuno, solo faccio la mia parte. Fetch! Ok. Tu! Alt! Guardami, qui, dritto negli occhi. È davvero necessario? Abbiamo un sospetto. Ok, ragazzina, vieni qui. Hai visto uno con la cresta da indiano qui al molo? Se ispezionassi la barca, lo troverei. Aspetta! Vuoi vedere una magia? Sono rimasta nascosta tenendo segreti i miei poteri. La notizia di un conduit in città avrebbe scatenato una caccia alle streghe. Era già successo. Fino a quel momento io e Brent eravamo stati fortunati. Ce l'eravamo sempre cavata. Che i poliziotti fossero pronti. Ce l'ho fatta. Non posso fare il colpo con lo sbirro dietro. Fermati! Apriremo il fuoco! Lì ci sarà un buco in confidenza. Brent, stai bene? Sì, tutto a posto, solo che appena ti sei illuminata, l'intera città è impazzita. È pericoloso, dobbiamo andarcene. Sta arrivando il DUP. Volevi ricominciare da capo, no? E sai quanto desideri un gatto. Dimmi cosa devo fare, ci penserò io. D'accordo, ma fai in fretta. È l'attico tra la terza e Stone. Entra e prendi la sacca rossa. Capito. Che c'è nella sacca? Se ci riesci, ce ne andiamo con un sacco di soldi, letteralmente. Sembra un buon piano. Ci salveremo le chiappe, niente paura, lo facciamo sempre. Attenzione.
sciccheria. Chiusa. Toc toc. Eh? Niente testimoni! Deve morire! E la valigetta? C'è... Voglio solo una sacca rossa, nient'altro! Dov'è la sacca? Ah. Voglio ricaricare le pile, mi servirà. D'accordo. Fetch, stai bene? Sei stata tu? Cos'è successo? Era pieno di russi che ballavano intorno a una bomba. Merda, gli Aculani l'hanno trovato. Trovato chi? Il mio capo. Sapevano dell'attico, quindi sapranno anche della barca. Dobbiamo partire. Bene, metti in moto, arrivo subito. Mi dispiace per com'è andata. Ti avrei preso davvero un micio burmese. Lo so, sarà per la prossima. Patch, stai lontana dalla barca. È circondata dagli Aculani, sono armati. Cosa? Nasconditi, sto arrivando da te. No, se hai uno dei tuoi attacchi in mezzo a questa gente, verranno a prenderti. Tranquillo, posso controllarmi. Ora riattacca e nascondi, Stormy. Brent! Brent! Quando sentivo di perdere il controllo, mi concentravo su Brent. Era l'unico modo per mantenere la calma. Aggrapparsi a un ricordo piacevole. La prima notte a Seattle, ci siamo riparati dalla pioggia sotto un cavalcavia, addormentandoci leggendo fumetti sotto la luce di una torcia. Poi un tizio ha provato a rubare le nostre quattro cose. E io ero già pronta a fargliela pagare. Ma quella notte abbiamo fissato le nostre regole. Prima regola: niente poteri in ogni caso. Brent mi ha insegnato che è meglio perdere ciò che hai che te stesso. Non avrei dovuto usare i miei poteri. L'avevano preso per colpa mia. Solo mia. Ho perso il controllo. Quelle fughe dalla realtà mi avevano cambiato. Mi sono svegliata con nuovi poteri, come se il corpo volesse combattere, ma la mente invece... no. Grazie per la sincerità, Miss Walker. Ti va una pausa? Potresti mostrarmi le abilità che hai appreso dalla tua crisi? Pensavo volessi controllare i tuoi poteri. Siamo qui per questo. Non saprei.
L'ultima volta che li ho usati... Prima qualcosa di semplice. Io osserverò i tuoi progressi da lassù. Ma non fare niente di stupido. Come sempre, in fondo. No, Miss Walker. Sei una superstite. Ognuno ha un punto debole. È sufficiente trovarlo. Eccoti qui. È un inizio, ma il mondo non aspetta nessuno e a volte bisogna agire rapidamente, seguire l'istinto. Benissimo, ma sei appena all'inizio. Preferiresti dei bersagli conosciuti? Notevole, vero? Questi ologrammi a luce solida sembrano reali nell'aspetto e nella sostanza. Ora, per favore, uccidili. Non sparo alla gente. Eugene, il conduit che crea gli ologrammi, non si offenderà. Qual è lo scopo? Lo scopo? Sopravvivere. Non solo la tua, ma anche quella di chi non può difendersi. Forza, proteggilo! Che mondo! È bello vederti così combattiva. Mi auguro tu abbia anche altri pregi da sfoggiare. Le lancette corrono. Trova e salva l'ostaggio. Ho nascosto un secondo ostaggio qui intorno. Ma questa volta dovrai salvarlo in fretta, altrimenti morirà di una morte atroce. Non è certo un tempo record per questo test. Proviamo con qualcos'altro. Quanto alto riesci a saltare? Hai dimostrato una buona preparazione di base. Ma quanto sei felice, Miss Walker. Al cospetto di una sfida, ti impegni al massimo, non scappi a nasconderti in un angolo. In guardia, Miss Walker. Preparati a giocare di nuovo al supereroe. Per arrivare un'altra vittima. Bucano da tutte le parti, vero? Ok, alla grande. Puoi farcela!
Non perdere tempo, questo ostaggio sembra debole. Inizio a capire. Manca ancora un ostaggio. Non vorrei condannarlo a morte, spero. Via di qua! Prova con gli ostaggi è stata, come dire, appena sufficiente. Registriamo tutti i punteggi e mostriamo i risultati degli altri conduit per irritarti e spronarti. Io sono sempre disponibile nel caso volessi provare a batterli. Basta per ora. Siediti. Vorrei che riprendessi il racconto di quanto accaduto a Seattle.